La CGIL pensa al futuro dei lavoratori e alla riorganizzazione del territorio. A preoccupare ancora e soprattutto dopo le ultime manovre del governo sono le condizioni di precariato che caratterizzano i lavoratori di ogni età e settore. Se pensiamo al provvedimento sulla buona scuola non siamo assolutamente contenti di come è andata la situazione, anche perché il provvedimento sulla buona scuola fa il paio col provvedimento sul Jobs Act, quindi noi andremo di fatto a una precarizzazione diffusa di quello che è il mondo del lavoro. E sulla scuola, ad esempio, non è stata fatta una riflessione profonda su cosa significa fare un cambiamento di quella portata. Una tutela che sembra mancare e che non offre possibilità di ripresa per un mercato che stenta a ripartire, che punta alla riduzione dei costi e con loro delle tutele per i lavoratori. Il punto centrale sul quale oggi punta la CGIL è la contrattazione e l'inclusione da parte del governo. Sicuramente la CGIL si sta riposizionando sul territorio e sta dicendo che vuole cambiare la sua organizzazione. Per rispondere a che cosa? Prima di tutto un bisogno di rappresentanza che hanno i nuovi lavoratori che sono esclusi dai processi produttivi. Infatti uno degli argomenti di cui discuteremo è proprio contrattare per includere tutti coloro che oggi un lavoro non ce l'hanno, non hanno un contratto nazionale.